Smile and Learn. Sai a cosa servono i carboidrati? Conosci gli alimenti dove sono presenti? Oggi lo scopriremo. Cosa sono? I carboidrati, chiamati anche glucidi, sono nutrienti che costituiscono la principale fonte di energia per il nostro organismo. Gli alimenti che contengono questi nutrienti dovrebbero essere presenti nella nostra dieta ogni giorno. Tipi di carboidrati o glucidi. I carboidrati possono essere raggruppati in diversi tipi in base alla loro struttura chimica. Il glucosio o il fruttosio sono i carboidrati più semplici. Frutti come le banane, le mele o le pere contengono questi tipi di carboidrati. Altri tipi di carboidrati sono il saccarosio, meglio conosciuto come zucchero, e il lattosio. Alcuni esempi di alimenti che li contengono sono i dolci e i latticini. Il tipo più complesso deriva dall'unione di diversi carboidrati che formano, per esempio, l'amido che troviamo nelle patate o nel riso. Cosa apportano all'organismo e perché sono importanti per una dieta sana? I carboidrati più salutari provengono principalmente da alimenti di origine vegetale, come i cereali, le verdure, gli ortaggi, la frutta e i legumi. Questi alimenti sono anche ricchi di altri nutrienti e rendono la dieta più equilibrata. I carboidrati forniscono l'energia necessaria per affrontare le attività della giornata, come studiare, fare sport o giocare. È molto importante includere i carboidrati in modo sano nella nostra dieta per evitare di essere stanchi o di ammalarci. I carboidrati meno salutari sono quelli che contengono zucchero, che si trovano in alimenti come i dolci o le caramelle. Dovremmo evitare di mangiarli o consumarli in quantità molto ridotte, perché non forniscono energia di qualità. Se riduci il loro consumo, eviterai malattie come il diabete o il sovrappeso. Esistono molti alimenti che contengono carboidrati. Quindi, se hai qualche intolleranza o un'allergia a qualcuno di loro, potrai comunque trovare un modo per assumere questi nutrienti in modo sano. Tipi di piatti in cui si possono trovare. A colazione o a merenda puoi consumare alimenti come cereali e frutta o pane tostato. Nel resto dei pasti li puoi combinare per preparare diversi piatti. Spaghetti, paella, lasagne e anche le lenticchie con il riso. L'hai mai provate? È uno dei piatti più completi, ha un sacco di nutrienti. Adesso sai cosa sono i carboidrati. Sei pronta ad inserirli in modo sano nella tua alimentazione? Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare. Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti.